Siamo insieme a Gabriele Ciaccia, fondatore e direttore artistico del Teatro dei Colori, che nonostante tutto, comunque tutte le difficoltà nel corso di questi anni non si è mai fermato e continua a farlo anche in questo periodo. Già dalla fine di maggio il Teatro dei Colori ha ripreso appunto a portare in giro gli spettacoli non solo in Abruzzo ma anche in altre parti d'Italia. Però possiamo dire che il Teatro dei Colori non si è mai fermato. Beh, una compagnia deve sempre avere vigile la mente, il corpo, le idee, per cui questi mesi sono stati mesi sicuramente di ripensamento, di studio, di riformulazione del rapporto col pubblico, che cambierà certamente, nel senso che forse non andremo più sulla soglia dei grandi numeri, ma andremo verso la soglia della grande qualità del rapporto con lo spettatore. Questo la pandemia ce l'ha insegnato. Certamente abbiamo ragionato di nuovo sulle regole negli spazi e poi abbiamo riprovato tutti i nostri spettacoli che stanno andando già dal mese di maggio nella tournée italiana. Abbiamo già toccato Benevento, Perugia, poi arriveremo a Lignano Sabbiadoro, vicino a Venezia, per fare tutto il discorso del teatro di figura. Stiamo lavorando molto bene sulle Fiabe al Parco, il 17° anno di un festival bellissimo con il comune di Pineto, con 1000 posti in sicurezza. Faremo poi delle cose nella Marsica, gli itinerari dell'arcobaleno sono nella bellissima cornice del Chiostro San Francesco, con un'amministrazione viva, vigile e soprattutto un centro studi veramente vivo dal punto di vista delle iniziative. Poi vedrete anche in questi giorni tutte le grandi programmazioni ed una grandissima sorpresa, però lo deve dire il centro studi come ufficialità, per il giorno 22 agosto, grandissimo personaggio che verrà ospitato. Ad Avezzano quest'anno noi offriamo, per quel poco che abbiamo potuto proporre, però sempre con grande affetto e qualità anche per l'infanzia, proporremo le marionette del Settecento, della grande, grandissima tradizione delle marionette Grilli di Torino, insieme al maestro Massimo Gambarutti. Una chicca straordinaria di storia e di teatro antico nella figura. E poi ospiteremo il Cunto della favolistica napoletana il 29 agosto al Parco dell'Arsa. Quest'anno abbiamo potuto fare così. Vorremmo fare di più, ma intanto la città si sta riprendendo con una grande partecipazione, quindi va bene così per tutti. Quindi quali sono gli appuntamenti per le prossime settimane? Allora, noi ci vediamo intanto qui ad Avezzano il 9 agosto con la varietà delle marionette, come dicevo, con le marionette storiche del maestro Grilli. Il 29 agosto sempre all'Arsa con la Compagnia degli Sbuffi, che prende la tradizione del Cunto napoletano, della favolistica campana, a Pescina per gli itinerari dell'arcobaleno fino a tutti i mercoledì del mese di agosto, e poi ospiteremo lì nelle giornate sironiane importanti personaggi che saprete, come dire, nella comunicazione ufficiale. In Abruzzo ci vedrete anche ad Alba Fucens, ci ha invitato Antonio Pellegrini e tutti gli altri carissimi amici, con lo spettacolo più piccolo. In un grande anfiteatro faremo la più piccola, meravigliosa, preziosissima chicca, tutta dal vivo, ovviamente a vista, senza luci, però con gli attori che avranno un bellissimo rapporto con i bambini. E poi guardate le nostre pagine Facebook dove vedete tutto. Il Teatro dei Colori ha ottenuto un importante riconoscimento da parte del MIUR, sì, proprio in questi giorni. Vogliamo parlare? Beh, abbiamo aggiunto così, insomma, le nostre stelline di rapporti con le grandi istituzioni, oltre a quello che sapete del FUS da 34 anni. E io faccio gli auguri a tutti i nostri compagni della città. La città ha FUS importanti, quindi la città è importante e queste strutture vanno tutte difese, e complimenti veramente a tutti quelli che hanno raggiunto questo risultato, siamo colleghi importanti di lavoro. Beh, abbiamo raggiunto un risultato molto importante con il MIUR, perché ci siamo accreditati come struttura di formazione per arte e creatività. Questo significa che le scuole hanno, come dire, una possibilità, un accesso anche con delle organizzazioni nazionali per quanto riguarda la formazione, e poi soprattutto la formazione, un ritorno importante sulla formazione degli insegnanti, perché ogni tanto dobbiamo tornare a fare gruppo, a fare laboratorio. È un'altra stellina che aggiungiamo al nostro carnet. Dopo tutti questi anni di lavoro,
nel tessuto culturale, insomma, della Marsica e non solo, cosa pensa di quella che è la cultura qui in zona, Ma ambientata nelle credo che Marsiche? la Marsica, ma l'Abruzzo intero, dobbiamo dirlo Abruzzo come maschile o Abruzzo come regione, diciamo, qui è sempre, sono quelle meravigliose chicche della lingua italiana. Beh, intanto questa nostra terra, Marsica, ha sviluppato dei percorsi artistici straordinari, dal teatro alla musica, ai gruppi di rock, di jazz, l'arte nelle città, abbiamo degli esempi straordinari che stanno diventando degli esempi. Ora, noi abbiamo tanto da esprimere. Io in questi giorni mi sono collegato nel dibattito che Enzo Di Natale ha aperto sull'arte in città, ricordando un evento bellissimo che facemmo nel 95 al Colle Longo, il Natale dell'Arte. Ospitammo praticamente i più grandi artisti del momento, per cui questo sentiero dell'arte nella città, anche qui ad Avezzano ci sono questi oggetti bellissimi colorati, per cui è un rapporto nuovo con l'arte che va fruito, che va vissuto e che va giocato. Io il consiglio che do alle amministrazioni, particolarmente quella di Avezzano, ecco, dopo questo momento così terribile, così brutto, riprendiamoci un po' tutti quanti il concetto di meritocrazia e anche il concetto di programmazione, perché quello fa partire i calendari, premia gli artisti, premia le economie. Direi che possiamo utilizzare tre parole importanti in questo momento: necessità della cultura, qualità del rapporto con lo spettatore e soprattutto il senso della comunità. Io sto costruendo i teatri di comunità in diverse cittadine della Marsica ed è un'esperienza straordinaria. Professionisti e spettatori insieme nella scena. Credo che sia veramente il sogno di tutti. Grazie a Gabriele Ciaccia.